Pierpaolo, potresti passarmi quel vasetto di nettare? Io volevo dire buonasera, casomai ci siamo collegati. Giovanni, siamo, ma non lo dici che stiamo a vedere? Siamo in onda, siamo in onda. Ma il regista ha fatto, dato l'ok. La conquista del famoso personal computer con il naso che percepisce gli odori favorisce i nostri... Quanti ne abbiamo di amici che qualche ci seguono? Qualche migliaio. No, dai. Sette sono in tutto. Sette, no? Quelli che ci scrivono. Allora stasera, scusa, un attimo solo, io per fare una cosetta molto breve. Questo qua lo metto vicino al microfono così anche i nostri amici possono sentire. Perché stiamo parlando di profumi da cucina? Si è capito che è trasmissione questa di Tarallucci e vino, quindi no. Questa è una trasmissione di Tarallucci e vino. Si è capito un'altra cosa. Perché qui siamo in un posto rinomato di altissima tradizione culinaria, che è la Pocina a Lizzanello, quindi a pochi chilometri dal capoluogo Lecce. Qui è inutile che vi dico, poi vi dirò i menu, vi darò i telefoni, avremo modo di parlare, ma organizzatevi già per San Martino, non prendete impegni per San Martino, perché la sera si cena qui. Poi vi darò i riferimenti, i numeri e vi dirò pure il menu. Hai finito? Per adesso sì. Chiusa questa parentesi, per me è piacevolissima. Riapriremo. Ho assaggiato quello, poi assaggerò questo che... Questo è piccante. Questo è un patè di cervello di Mauro Pantare. Praticamente rape macinate. Ecco. Posso dirlo? Anche zucca c'è. Per rimanere fedele al tema. Allora, insomma, Lecce Palermo è stato... tanto il Lecce è stato sconfitto, ma questo lo sappiamo tutti. Però... in base ai commenti si può dire che questa partita è stata vista e commentata da angolazioni diverse. C'è chi ha detto che il Palermo ha dimostrato una superiorità che giustifica la vittoria, c'è chi ha commentato dicendo che il pareggio era più giusto, e questo in particolare il presidente del Lecce e il vicepresidente lo hanno dichiarato pubblicamente, c'è chi dice addirittura, ma è una persona che ormai abbiamo fatto a patè, Mauro Pantani, che dice che il Palermo è una squadra di picchiatori e ha vinto con i picchiatori del Palermo. Io francamente non sono d'accordo. Io sono convinto che il Palermo abbia conquistato legittimamente la vittoria. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, anche se ciò potrebbe disturbare la necessità di qualcuno. Il Palermo non ha commesso gli errori che ha commesso il Lecce, ha messo a segno due gol, ha creato tre occasioni da gol limpide nei primi 20 minuti di partita, per contro il Lecce ha fatto un bel gol, tutto quello che vogliamo, ma nella sostanza finale si è visto che il Palermo è più squadra, soprattutto è squadra per 90 minuti. Adesso voi, Pierpaolo, no, siccome, siccome hai parlato bene, che rispondo. Ma ne ho parlato bene però. Non molto. Allora ti dirò che quello che hai detto pecca in una cosa che è importante. Nel gioco del calcio la predisposizione psicologica alla gara deve essere anche confutata da un atteggiamento che deve essere... e che l'arbitro deve e potrebbe non assolvere. Voglio dire questo. Noi abbiamo un Palermo che è entrato in campo con la bava alla bocca, e questo ha tutto il diritto di farlo. Come cioè ha picchiato in ogni marcatura. Beh, ma quello che è più grave, io parlo di un arbitro aretino che oggi mi sono permesso di chiedere. Brutta gente, brutta gente. Mi sono permesso di chiedere a mio nipote, che mi ha detto se è un presuntuoso arrogante, ma questo è un altro discorso che non. Scusa, io credo che da un arbitraggio voi riuscite a stabilire che è presuntuoso, sì, allora te lo spiego, ma siete presuntuoso proprio. Ma quando giocavo io, quella era regola, un altro calcio. Quella regola che diceva, non c'era, quella regola che diceva che un fallo sulle ripartenze presuppone l'ammonizione, non c'era. Ma mentre invece... Bene, però anche una gomitata in faccia... Quella che dici te è una sciocchezza. Ah, quella è una sciocchezza. Quella è una sciocchezza. Quello che è grave, quello che è grave è che noi... Scusa, Pierpaolo, com'è quella storia? Quella gomitata della Mattia? Tu ti riferisci alla Mattia. Certo che mi riferisco alla Mattia. Le cose io le dico, no, ma se dopo... Ti è entrato dritto con se te. Se dopo tre o quattro... Io non l'ho... Tu l'hai visto in televisione, io che ero allo stadio non l'ho visto. Ma detto questo, se dopo tre o quattro minuti una ripartenza molto azzeccata di Scavone, come si chiama?
Scavone. È stata fermata con, prendendogli per la maglia di dietro, e l'arbitro no, ha fischiato il fallo, ma non ha dato l'ammonizione. È un arbitro che non conosce il regolamento. Perfetto. Quella cosa lì si è verificata per altri 10 volte. Hai chiarito benissimo. Hai chiarito perfettamente. Io tuttavia condivido totalmente, ma totalmente, assolutamente, senza togliere manco una virgola, il giudizio che il dottor Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport oggi ha posto sul giornale quando parla di un Palermo che è di qualità superiore, squadra superiore, quando nelle pagelle troviamo tre sole sufficienze, sei peraltro, nel Lecce, nel Palermo invece non c'è una insufficienza, il che, messo sui piatti della bilancia, sta ad indicare che il Palermo ha fatto delle cose più importanti. Di questo, sotto protezione. Di questo massacro perpetrato dal Palermo nei confronti del Lecce, Giuseppe Calvi sulla Gazzetta dello Sport non fa assolutamente cenno. Questo è il mio parere. A te Pierpaolo. No, ma io capisco quello che vuole dire Mauro, perché comunque è una situazione che si ripete in tutte le occasioni in cui un arbitro all'inizio lascia correre, non ammonisce immediatamente chi si rende protagonista di un fallo del genere. Perché comunque se il Palermo avesse avuto un Bellucci ammonito dopo 5 minuti, probabilmente la serie di falli successivi non l'avrebbe commessa, e Lecce è stato bloccato in 2-3 ripartenze, sempre la stessa. In 10 ripartenze. Fai finire Mauro, abbi pazienza. Stati anche dei falli da dietro che l'arbitro ha tollerato, poi a un certo punto ha deciso finalmente di tirare fuori questo cartellino e la partita, come tabellino recita, vede 4 ammoniti del Palermo, uno solo del Lecce, che era quello appunto di cui si parlava. Quindi non è che era cieco, che l'arbitro era cieco. No, ha tollerato troppo, ha lasciato correre troppo nella prima parte della partita. Perché lì, se avesse estratto subito il cartellino, probabilmente qualche giocatore avrebbe potuto fare il galletto. L'orale della favola, il Palermo e l'arbitro hanno sconfitto il Lecce. Giovanni, a te. io riassumo così. Però non la pensiamo così, né io, né la Gazzetta dello Sport, né tutti gli altri giornali italiani. È per questo che ci sono opinioni diverse e persone diverse. Sì, ma ci sono quelle ridicole e quelle più logiche. Ecco, allora quelle ridicole fanno parte della Gazzetta dello Sport, di questo signore. Riporta la calma, se no gli tolgo il vino. Diciamo che comunque il Palermo non ha rubato nulla, ha vinto meritatamente. Si poteva anche portare a casa un punto. Certamente, però sono intervenuti i fattori. Ci abbiamo messo del nostro per far sì che il Palermo portasse a Sicilia. Ci ha messo del suo liberato. Ci abbiamo messo del nostro perché, come diceva prima Mauro, io ci credo veramente, la condizione psicologica è fondamentale. Il Lecce nel secondo tempo ha giocato per lo più nella propria metà campo, abbassandosi moltissimo negli ultimi 30-25 minuti, eccetera. Si era in ritardo su quasi tutti i palloni. Io credo che lì il buon Liverani avrebbe dovuto capire la partita, leggere meglio la partita e operare quei cambi che all'83esimo e al 90esimo non avevano più molto senso di essere fatti. Quindi quando dico ci abbiamo messo del nostro, mi riferisco proprio all'atteggiamento della partita nel secondo tempo. Posso aggiungere che poi non è che si vince perché si è straordinariamente più bravi. Il Lecce ci ha messo del proprio per questa sconfitta. Il Palermo del proprio per far pareggiare il Lecce non ci ha messo il Palermo ha fatto l'esatto contrario, perché Stellone la partita la voleva vincere. Infatti non a caso ha giocato alla fine con 4. E di questo parleremo, perché visto in un'altra difficoltà, ha detto intelligentemente un difensore, ha messo un'altra punta. Questa è la differenza. Il Palermo non ha concesso le cose che la difesa leccese ha concesso. Apro una parentesi, sia nei primi 20 minuti di gioco. Mazzotta, esatto, si è presentato un paio di volte, tra l'altro uccellando un difensore, anticipandolo, saltando di testa e fuggendo e entrando in area di rigore. Queste sciocchezze difensive il Palermo non le ha fatte. Certo. E qua sta, a mio parere, la differenza fra chi vince e chi non vince. Che il Palermo fosse una corazzata rispetto a noi. Non mi interessa questa è la verità, ma ripeto, la sua condizione psicologica è stata favorita
dare una protezione arbitrale che non ha fissato cose che il regolamento attuale prevede obbligatorie di fischiare. A norma di regolamento la Mantia doveva essere espulso. Perché saltando ha dato una gomitata. La gomitata era da espulsione. Allora, noi dobbiamo dire che perché non aveva estratto i cartellini prima, quindi ha avuto lo stesso quindi, metro. Quindi non abbiamo perso perché dovevano giocare in 10. Perché scusa, perché se continuiamo secondo la logica che la sporcizia va messa sotto il tappeto, noi non risolveremo mai i problemi. Le cose vanno dette. La Mantia andava espulso come andava ammonito. Dopo 5 minuti, Bellucci. Allora, non avendo ammonito in quell'occasione, non se ne senti dopo di tirare fuori un cartellino rosso. Perché comunque dallo stadio l'abbiamo visto, quell'intervento della Mantia, però brutto a vedersi, ma non cattivo. Però è saltato contro tempo. Arbitraggio insufficiente, siamo d'accordo. Ma che è stato un arbitraggio che ha consentito a Palermo di vincere e a Lecce di perdere, non è detto. Ma non si tratta di vincere o perdere, si tratta che crei una situazione psicologica che favorisce una squadra e che sfavorisce l'altra. E lui l'autostima è fondamentale nel gioco del calcio. Lo dico, se Mauro è vero, perché è un esperto, perché quello che faceva Rizzoli, quello che faceva Orsato, quello che faceva Tagliavento, era un pestaggio psicologico, ammonendo gli avversari e mai ammonendo Chiellini. Chiuso, parliamo d'altro. Una cosa che credo sia importante. Allora, nel senso che... Non credi tu, ma non è importante. Stai per dire una sciocchezza. Anche. Allora, io volevo dire semplicemente questo. Nel gioco del pallone, se vengono fatte regole, queste regole devono essere assolutamente assolte. Perché se no, se uno non assolve è un compito che prevede una certa cosa. Detto questo, io voglio dire... Io in passato ho detto che le squadre che sono favorite per le prime posizioni in classifica hanno sempre un occhio di riguardo da parte di questi arbitri. Anche ieri sera un arbitro aretino ha assolto questo compito, favorire lamentandosi tutta l'estate, aveva richiesto di nuovo il ritorno in acqua. Voi Mauro non lo sostiene neanche la curva nord, neanche la curva nord, figura. Ma che vuoi che salta la curva nord del pallone o che vuoi che sai te? Al pallone, ragazzi, voglio ritornare ai tempi interessanti rivolgendo a Mauro una preghiera. Non mi interrompere e intervieni quando ti dico io di intervenire. Perché adesso dalle sciocchezze che racconti ne abbiamo fatto. Io intervengo quando voglio e ti aggiungo. Io voglio dire che nonostante la sconfitta rimane quello del Lecce un campionato eccellente con delle prospettive certamente positive, perché se è vero, ed è vero, che il Palermo ha dimostrato di avere una caratura un pochino superiore, è altrettanto vero che ha ragione Liberari quando dice io ho una squadra forte, perché il Lecce è forte, poi è incocciato in un paio di leggerezze difensive, specie nel secondo gol, sono leggerezze difensive, e questa ha fatto la differenza fra chi ha vinto e chi non ha vinto, ok? Certo, e così Giovanni. Assolutamente sì, l'ho detto prima, è chiaro che mettendo sui due piatti della bilancia Palermo e Lecce, la caratura tecnica del Palermo è decisamente superiore, quindi ci sta. Però, due frecce sulle fasce. Senza quelle due, perché anche il primo gol la difesa... Insomma, un piccolo fallo prima lo poteva fare, metri palla al piede, il lungagnone, gli hanno fatto non fare. È una novità, attenzione ragazzi, no, ma poi la difesa, io poi non capisco una cosa di questo benedetto reparto difensivo, peraltro ieri quasi tutti insufficienti, forse il solo Calderoni si è un po' salvato, ma dico, lo scorso anno in Serie C uno dei punti forti della difesa del Lecce era Ciccio Cosenza. E il Marino faceva panchina in C. Adesso com'è che in Serie B Marino gioca titolare e Cosenza va a fare la panchina? Perché era nel riscaldamento sì. Povo si era infortunato, però c'è il Cosenza. Perché hai preferito Marino, che l'anno scorso era riserva, a Cosenza, che l'anno scorso era titolare? E allora questo innesca, Giovanni, questa è la domanda che pongo. Cambi, qua abbiamo il signor Stellone che fiuttando
fiutando il momento di difficoltà del match. Fiutando il momento di difficoltà di una squadra che gioca in casa, perché il Palermo è in trasferta, ed è in trasferta sul campo della squadra che 15 giorni fa ha demolito la capolista a casa propria, a Verona. Quindi è un atto di grandissimo coraggio e di grande lucidità quello di Stellone. Io aggiungo una cosa, Carino. 4 punti. Che ha dato la scossa al Palermo, perché il Palermo in quel momento si stava accontentando del pareggio con la Lecce. E lui ha mandato a insegnare alla sua squadra. Anche Liverani, qui lo butto così, anche Liverani poi ha schierato 4 punte. Sì, al 90esimo. Ma, come si dice? La caratura tecnica non era certo. Non era la stessa, e poi erano già fuori dal regime. Esatto. Anche lì, vedi, torniamo a discutere dei cambi. Anche il minutaggio del cambio. Esatto. Cosa la tempistica. L'allenatore ha vissuto un conflitto interiore intenso, perché ha capito che a centrocampo ieri si soffriva tanto perché Mancoso è stato annullato. Sì. Era magari in serata. No, altra però, mossa indovinata però, da Stellone. Gli ha messo addosso 2 gendarmi che lo hanno ingabbiato. Il povero Mancoso ha dovuto lottare. Scavone e Pedriccione hanno combattuto come leoni in mezzo a un centrocampo numericamente superiore. Finché hanno avuto l'energia, abbiamo retto. Quando Scavone e Petriccioni sono calati, il centrocampo non ha fatto più filtro. In quel momento il Palermo non li ha sostituiti nessuno. Non li ha sostituiti nessuno. Era lì il dubbio di cui parlavo. Esatto. L'Italia evidentemente cercava una soluzione possibile, plausibile. Falco non convocato, ma non disponibile. Anche lui lasciato in tribuna ufficialmente, risentimento muscolare. Quello, però Falco sta diventando anche in questo caso un mistero. Non sapeva chi mandare in campo. E nel momento in cui ha scelto era troppo tardi, e abbiamo visto entrare in campo Hai e Pettinari, poi addirittura al 90esimo Dubikas al 90esimo e Torromino rimanere clamorosamente ancora una volta in passaggio. Geniale. Nulla contro il ragazzo, però è tornato dagli impegni con la Lituania, non si è allenato con la squadra regolarmente. Torromino ufficialmente è in condizione di poter giocare, però non viene chiamato in causa. Anche qui, ecco, quando serviva qualcuno che magari avesse un tiro potente e una stazza fisica maggiore rispetto a un Pettinari o a Dubikas, invece si è preferito aspettare il 90esimo, era troppo tardi. No, poi c'è un'altra cosa. Poi quello del tiro potente dal limite dell'aria era stato richiamato. Era stato richiamato. Sto parlando di Mancoso, il quale in un momento qualunque dalle marcature può inventarti il tiro. Perché non avevi fatto il sostituto naturale di Mancoso come trequartista. C'è quella che la cosa che Liverani non riesce a capire, che ci sono giocatori che non vanno mangiati al tempo. No, mi fa male ciò che sono andato al tempo. Guarda, allora, è un formaggio di vitella finlandese. Sì, di cerbiatto da cosa? Da Dyson. Allora, volevo dire questo. Allora, Liverani, io ebbi a dire in altre occasioni, che ci sono giocatori che in campo vanno tenuti sempre perché hanno qualità e disponibilità a fare più cose in campo. Carattere. Vabbè. Allora, che cosa si è verificato? Si è verificato che leva al 95esimo leva Mancoso, e Mancoso praticamente ha tutto il diritto, se fosse come penso io, ha tutto il diritto di andare domani a chiedere il premio partita, perché Mancoso ha pareggiato, Mancoso non ha perso. Certo. E racconto un episodio che è successo a me. Assaggio anche qualcosa. Sì, ma non assaggio niente. Racconto un episodio che è successo a me. Tanti anni fa, giocavo a Genova e all'85esimo vincevamo 2-0. Un allenatore che è tra i più quotati al mondo, ma che ci ha lasciato, con una certa mi chiamò e mi disse, ero il capitano come Mancoso ieri sera, e mi disse, dice, Mauro, dice, dai, facciamo entrare, c'è mica vinto, gli dissi io, dico, se vinciamo 2-0, ma manca 5 minuti, dice, va, dai, allora io, per amicizia con lui, Mascheroni, il centravanti del Genoa, ci fece 2 gol e pareggiamo la partita. Il giorno dopo, come facevo sempre, andai dall'allenatore e dissi, siccome pagavo i premi, io ai miei compagni di squadra, andai dall'allenatore, siccome non posso andare in banca a prendere i soldi del premio, perché dico non abbiamo vinto, vuol dire il mio premio me lo paghi te, gli dissi a questo allenatore.
venale. Come... anche allora era venale. No, che venale. La verità è che ci sono giocatori, questo per dimostrare, che in campo devono stare sempre. Insomma... io sono convinto che con Mancuso in campo quel gol non l'avremmo preso. Questo è partito proprio da lì è partita la trazione. Possiamo cosa... quindi dire, Giovanni e Pierpaolo, possiamo dire, ma lo dico così come ipotesi, che quando Mancuso non fa il fenomeno, tra virgolette, il Lecce soffre. Il Lecce funziona molto meno, anzi non funziona? Sì, peraltro in una giornata in cui comunque il centrocampo aveva funzionato bene, addirittura Tapanelli è stato uno dei migliori in campo. Esatto. Questo credo che sia un'altra cazzata che qualcuno ha detto. Tapanelli ha giocato benino, poi ha fatto un tiro importante, poi non ha visto più il pallone. Poi nel secondo tempo è praticamente scomparso. Come tanti. Tanto è vero che io ho detto, tutti quando lo toglie, parlando con il presidente e il vicepresidente. Era facile aspettarsi l'uscita dei Tapanelli. Invece no, Tapanelli rimaneva lì e gli altri attaccavano, gli altri dicevano tra me. Ma come mai non lo toglie? Questo è un altro motivo per cui i Verani non trova la mia approvazione. Allora, per Paolo, ho detto una castroneria dicendo che quando Mancuso non gira a pieno regime, il Lecce no, hai detto bene. Patisce e soffre come non accade con qualunque altro giocatore. Succede perché, come dicevamo prima, l'assenza di Falco ti priva di un elemento che abbia la capacità di innescare le punte. Ieri abbiamo visto Palombi giocare probabilmente la sua peggior partita da quando è arrivato a Lecce. Scomparso. La Mantia ha combattuto da solo contro l'intera difesa del Palermo, ma poco ha potuto perché comunque il Lecce si è affidato soltanto ai cross di Calderoni, che ieri in piena non è che l'avesse proprio caldissimo. No. Tanta corsa, tanta volontà, una bella occasione per segnare, però poi sul cross è sempre mancata la precisione. Quindi abbiamo questo grave problema, che poi il difetto atavico di questa squadra ce lo portiamo dall'anno scorso, dalla famosa questione trequartista, dal famoso giocatore che non venne a Lecce, che poi ci è stato detto che non sia stato mai cercato, ma non è così, è continuato quest'estate finché non abbiamo trovato in Mancuso il salvatore della patria, che sacrificandosi in quel ruolo sta dando dei frutti, però non gli puoi chiedere di giocare da 8 tutte le partite, di fare il fenomeno. Esatto. Quando Mancuso non gira, il Lecce è davanti. Io sono indeciso, io aggiungo che sono indeciso tra la pasta fresca con le rape e la pasta fresca alla pizzaiola, perché c'ho il menù della Pocina qui davanti. E leggiamolo via! E allora, per San Martino, aprite bene le orecchie. Avvertiamo però, perché non telefonerà, ma sarà presente, e il portiere Milan, Donnarumma, che è in libera uscita ultimamente, siccome abituato a mangiare farfalle. Esatto. Allora, qui alla Pocina di Lizzanello si sta organizzando una grande serata per San Martino. È chiaro che potete venire tutti i giorni, però San Martino è una serata particolare. Vi leggo il menu preparato da Armando, il titolare della Pocina: antipasti della tradizione, pasta fresca con le rape o pasta fresca alla pizzaiola, ecco perché ero indeciso, arrosto misto, patatine fritte, il classico supratavola. Il classico supratavola, qui a Lecce il supratavola, vabbè, voi in Sardegna non sapete, il supratavola sono le cicorie, i finocchi, le cose. E perché non le chiami cicorie? Perché è un mix. Cioè, io vedo lei, il presidente della regione, dico, sopra tavola, vieni qua. Sì, no, è possibile. Sì. Il tutto, dicevo, dopo acqua, vino, c'è il tutto per 20 euro. Però si può anche ordinare alla carta. Questo Armando ci tiene a precisare, perché chi non condivide questo menù. Alla carta da musica. Alla carta. Cioè, il pane Carasau. Il pane Carasau. Vi do i numeri di telefono, perché è gradita la prenotazione. È sempre meglio prenotare per assicurarsi il tavolo. Scrivete 0832 652857. Ripeto, 0832 652857, il fisso. Il cellulare è 339 6193 644. Ripeto anche questo: 339 6193 644. Oh, Armando vi aspetta numerosi la sera del 11 novembre. Però ripetiamo con maggior chiarezza, per chi gradisce anche il sopratavola. Ti è rimasta a Lecce una cosa sulla tavola. Allora, il sopratavola risponde al numero
0832 652857. Scrivete, quelli che sanno scrivere. Oppure 339, ma questo è il cellulare. Il cellulare della guardia carceraria. 339 6193 644. Io dico che ne vale la pena. Dico che ne vale la pena. Se poi assaggiano questa cosa, è da impazzire, è da impazzire. Come fa Giorgione, il cuoco toscano romano? Va bene, allora, questi in difesa, Pierpaolo, è consuetudine. Le dolenti, no? È consuetudine ormai che il Lecce paghi scotto. Perché abbiamo iniziato dai primi minuti a presentare falle e spifferi sulla nostra fascia destra, non a caso qualcuno in pagella, e poi ne parliamo, ha preso 4 dalla Gazzetta dello Sport. Addirittura. Quindi, perché accade questo? Perché è un discorso di uomini o perché è un discorso di un pacchetto difensivo che non si auto-organizza creando quell'affiatamento che toglie all'avversario le qualità? Il problema è che, ritorno a sottolineare questo aspetto per l'ennesima volta, in settimana non ci è dato di seguire gli allenamenti del Lecce. Questo si usa adesso, sì. Ai tempi di Delio Rossi sì, si andava in campo ed eravamo in Serie A. Adesso c'è questa moda delle porte chiuse, a oltranza, tutti i giorni della settimana o quasi, e quindi non si può avere il polso. Fate le cose serie, non queste stupidaggini. Cosa vi toglie un giornalista che viene a vedere la partita dalla tribuna stampa, che sta a 60 metri dal campo dove ci si allena? Che cosa toglie? Dove sta il pericolo? Perché inerpicarsi su queste difficoltà che alterano anche i rapporti di stima e amicizia? No, ma a parte quello, c'è anche poi la difficoltà del giustificare determinate situazioni che si verificano in partita, perché la gente poi che ti incontra ti chiede il perché di determinate notizie che vengono fuori e poi i fatti le smentiscono. Falco convocato e poi Falco non gioca, o altre situazioni che abbiamo vissuto. E dobbiamo attenerci a quello, oppure perché ha giocato ieri Venuti, che non ha fatto una bella figura, quando Fiamozzi ha sempre fatto egregie partite finché è rimasto in campo prima di un piccolo infortunio che ha avuto. Paolo, io non esempio. Poi pare non essersi mai. Ma io torno al discorso di Ciccio Cosenza, perché? Lo stesso Cosenza. Perché? A questo proposito delle porte chiuse, scusa Giovanni, io sono stato venerdì all'allenamento di rifinitura dell'Inter, no? Con come si chiama l'allenatore? Spalletti. Sono entrato addirittura in campo a San Siro, gli ho toccato anche, l'ho toccato dietro, perché pare che Spalletti si è ingombrato. Ormai è ingombrato. Cioè io penso che soffre di paracolite. Cioè io penso che la sera quel coso lui lo parcheggi sulle piste della Malpensa, perché a casa non credo che entri dalla porta. Posso dirlo questo? Lo vuoi dirlo, dai. Va bene, chiusa questa parentesi. Anche, in tutta verità, anche il nostro non è lontano, devo dire. Per i meriti che io non mi sento. Vabbè, di ma dare, le piste di Brindisi non sono così grandi. Io non mi sento di dare a Liverani troppi meriti, anche perché onestamente tutte le volte, tutte le cose che sono semplici da vedere, che uno che sta in tribuna nota, deve essere il fatto che la panchina forse non ti consente di vedere bene. C'è questo fatto. Cioè, no, può essere, no, vabbè, io che sono di quelli che sono sostituti tra virgolette. Vabbè, ma non riesco. Non è che Stellone stesse in una panchina. No, Stellone ha a disposizione giocatori migliori che noi. E questo non Stellone non cambia e ti mette tre cose, fa l'altro e ti mette Puskas. Ma visto e considerato che le nostre due fasce non sono curate come una volta si curava, cioè noi abbiamo due difensori arretrati, due esterni, giocatori di fascia arretrati, che nessuno dei due è un marcatore. Esatto. Non si capisce perché noi siamo l'unica squadra al mondo che non ha un marcatore, ma anche la Juventus. Ed è quindi una difesa non adeguatamente non protetta dal centrocampo. Ha bisogno della schermatura per un centrocampo. Allora che cosa si verifica? Si verifica che... Però puoi tacere? Sì. Però dico, tu riesci a pareggiare una partita. Nel momento che noi si è pareggiata la partita, abbiamo visto di che tinta si vestiva il Palermo. Il Palermo ha avuto 10 minuti di paura vera. In balia del Lecce. Che se Palombi, invece di essere quel giocatore che secondo me mi era piaciuto all'inizio, ma domenica passata a Verona, e ieri ha sbagliato due gol,
che madonna, gridano vendetta, non era ci la può. Nostra arma, io eravamo in 2-1, è arrivato davanti al portiere, vedi che non è vero che Mancoso era coperto, perché Mancoso ha dato una palla straordinaria, stringi, allora voglio dire, il perché Liberani ci costringe sempre a fare critiche nei suoi confronti, è questo, tu hai giocatori che in panchina servono a qualcosa, o li utilizzi, ma non togliendo quelli buoni, devi togliere quelli poi meno capaci, va bene. Questo è il problema. Vabbè, Giovanni, sappiamo che i cambi non sono la specialità di casa di Liberani, non è quella la specialità della casa. Però c'è un altro, come deve dire, un'altra questione che è un problema quasi annoso, quasi una costante tra la partita di Verona. I secondi tempi del Lecce sono sempre un pochino calanti rispetto al Lecce. Ma è il discorso di ora mi si dirà, ma è chiaro che dopo un tempo, 60-50 minuti di lavoro, devi pagare scotto. Sì, ma i 50 minuti li lavora anche la squadra avversaria. E noi abbiamo visto avversari, parlo di Benevento, parlo di Salernitana, parlo di ieri, avversari che nel secondo tempo ci hanno messi sotto. Hanno vinto o hanno pareggiato. Ma in quelle partite sono stati centrocampo che ti hanno messo sotto. Tu l'hai persa sempre a centrocampo, perse pareggiate le partite, perché sei andato in difficoltà non appena il Periccione, lo Scavone, l'Arrigoni o il Mancosu calavano o calano. Proprio perché il gioco che richiede di Verani. E allora il problema dov'è? E lei ricambi. Diciamolo che nella capacità di modificare un modulo in corso d'opera. Sono i cambi. Posso, il problema di Verani sono i cambi. Che il Palermo non ha cambiato nessuno e reggeva bene, però. No, non ha cambiato di tre. Dopo, però. Sì, dopo. A 10 minuti dalla fine, a un quarto d'ora dalla fine. Ma un quarto d'ora dalla fine, già da 10 minuti, Lecce era calato parecchio. Esatto, c'è calato già. Tutti ci aspettavano i cambi. Già 30 minuti dalla fine. Tutti ci aspettavamo i cambi da parte di Liberani, invece. Esatto. Ma abbiamo visti fare dal Palermo. A che cosa la possiamo attribuire, Giovanni, questa cosa? Sicuramente, no, quello che diceva Pierpaolo io lo condivido pienamente, il fatto che nel primo tempo il centrocampo regge assolutamente, anche perché è un centrocampo a tre, non dimentichiamolo, per cui è un centrocampo che spesso va in inferiorità numerica, è un centrocampo che quindi e dove fatica c'è il pedale, a dover cambiare, fatica e tutto, quindi nel secondo tempo calano le energie se non ci sono. Se mi vede, come si chiama quella della produzione? Se la mostra il nuovo, grande. Fantastico. Se avesse preso le palle alte quando giocava con la stessa facilità con cui prende la mosca, sarebbe diventato un grande calciatore. Va bene, no, e quindi i cambi non sono qualitativamente all'altezza. E poi, ripeto, ieri Liberani ha anche sbagliato la tempistica dei cambi. Perfetto, allarghiamo il campo, facciamo la zoomata. Zoomiamo. Il Brescia. Anche l'arrosto misto non deve essere. Il Brescia cresce. Io l'arrosto misto. Cambio di allenatore. Cresce il Brescia, galoppa al Palermo, ma ne abbiamo parlato. Rallenta la Bari, che ha pareggiato. Ma non sta facendo la Serie B il Bari, no? No, di Domodosso. Di Domodosso. Il Verona, la Serenitana e il Pescara che sei. Il Pescara vola. Che situazione è questa, Pierpaolo? Ancora è presto per capire, stiamo vedendo però quelle che sono le squadre che probabilmente arriveranno fino alla fine per giocarsi o la promozione diretta o comunque i playoff. E sono quelle squadre che si sono ben attrezzate, che perlomeno, anche se magari come nel caso del Brescia hanno avuto una partenza falsa, col cambio di allenatore subito si stanno rimettendo. Quindi a talvolta giova il cambio dell'allenatore. E stasera tra l'altro c'è il Benevento che sta giocando, quindi dobbiamo capire che sta succedendo perché c'è Benevento. Adesso ci colleghiamo. Abbiamo Benevento di Corno, perché anche il Benevento. Tra queste, non lo chiedo a Mauro, tra queste tu quale ritieni sia quella più attrezzata per imprimere il proprio marchio su questo campionato? Allora, cominciando dalla squadra che abbiamo visto ieri a Lecce, il Palermo è una squadra che probabilmente arriverà fino alla fine, però non mi ha entusiasmato onestamente, ha tanti grandi però giocatori. Ecco, però una squadra che poi riesce a vincere una partita non facile, in un campo ostico come il Via del Mare di Lecce, contro un avversario gasato davanti a tanto pubblico, è da temere, però onestamente ha lasciato un ricordo molto più convincente il Cittadella che era venuto a Lecce con 7 titolari assenti, sì. Eppure ha fatto una gran partita. Chiaro che magari dovranno confermarsi fino alla fine. A proposito di titolari assenti, ieri facciamo un salto in Serie A, anche la Juventus ha pareggiato in casa
per mano del Genoa. È vero che la Juventus era incompleta ieri. Mancava. Mancava Rizzoli, Tagliavento, Racalbuto, Pairetto, Bergamo. Ne mancava un pareggio. No, che significa questo pareggio della Juventus? Sta, può capitare. A tre giorni dall'importante sfida di Champions in casa del Manchester United ci sta un momento di distrazione, ci sta che la testa vada a Manchester, ci sta che dopo gli impegni con le nazionali ci sta che i giocatori rientrati dalle vedi di Bala che non era perfetto, ci stanno un po' di cose e ci sta che non c'è squadra... sta che non si consideri fuori una palla, ma non ci che sta invece era dentro. Abbiate come il cross che ha fatto il giocatore del Genoa dove è venuto il colpo di non è uscita fuori, non era no pensavo la Juventus si è distratta a pensare e se sono creati perciò di errori di concentrazione allora per ripartire errore di concentrazione scusa questa Mauro tu me lo insegni però una vecchia regola del calcio deve andare in campo concentrato e esatto. Per esempio Ventura che ha preso la guida del Chievo ma non ha mai mollato la presa della famosa Giampiero Ventura con la Svezia è andato a Verona, ha preso la guida del Chievo e subito cosa è successo? Ha preso 5 pappine dall'Atalanta. Vabbè, ha giocato gran parte della partita con un uomo in meno, sullo 0-1 è stato espulso un giocatore del Chievo, quindi in inferiorità numerica è sotto di un gol è difficile recuperare. Io personalmente sono contento perché credo che persone indegne come Ventura non meritino il palcoscenico della Serie A. No, io dico che è stato per noi a Lecce ci ha preso in Serie C, io dico la mia, in Serie A. Io dico la mia, ma quello che ha fatto dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quindi dopo un fallimento epocale, che per 30 denari tradisci la tua dignità e non ti dimetti, per me quello. Cioè, vabbè, qui io tecnicamente. Qui sono d'accordo. Qui io tecnicamente ammetto che un tecnico può sbagliare. Lui le due partite con la Svezia le ha sbagliate. Ha sbagliato le formazioni, però, ha sbagliato i campi. Poi però poi, memore di quello che fece Prandelli anni prima, davanti a un fallimento epocale si doveva dimettere una persona d'onore e di dignità, si dimette. Lui per i 4 spiccioli per mantenere i termini contrattuali non si è dimesso e si è fatto esonerare. Quindi come persona per me Ventura vale. Va bene. Quindi sono contento che abbia preso 5 pappine. Di Paolo, secondo te come finirà quella telenovela, quella sceneggiata, chiamiamola come vogliamo, del girone C della Serie C? Dove la Viterbese ancora non ha disputato una partita in attesa di sviluppo. A Ferragosto giocheranno tutte le partite. Ma manco l'Entella sta giocando, nemmeno l'Entella. Che... Come finirà secondo te questo guazzabuglio diciamo, creato non da... Non riesco più a immaginarlo, perché se finora si era detto che recupereranno magari con turno... Adesso cosa recupera? Adesso cosa recupera? Quando li recuperi questi punti, questi incontri? Soprattutto hanno fatto campionati falsati. Gravina eletto presidente. Gravina eletto presidente, ci ha stapatato allora, pure. Però la Viterbese ancora non ha fatto una partita. È normale. Ma neanche è normale che quando in un paese di idioti questa è la normalità, no? Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che io e te come fai conto? Andiamo a rubare insieme. A te te danno un premio e a me mi metti in galera. Allora, cioè, mi pare giusto. Ma come mai uno si chiede? Perché questa è l'Italia. Disparità di l'Italia dei sciocchini, l'Italia dei. Ma io anche lì, perché hanno fatto l'Italia dove, questo? Dove uno spaccia e viene messo fuori invece, per necessità. Sì, perché dice lui, siccome non aveva la mancata. Mentre il pensionato ha 400 euro al mese che va a rubare la mela, quello va in galera. Non voglio dire una cattiveria, perché quando si tratta di persone che ci hanno lasciato è sempre antipatico, ma che sentito in una strada a un persona che purtroppo non c'è più, nel caso specifico, ma che non era un esempio di grandi virtù. Bravo. È una cosa odiosa, una cosa che non esiste. Io credo si stesse riferendo il buon Mauro al caso Cucchi, no? Non la buttiamo in politica. Se quello che io leggo è vero,
la sorella che tanto sta facendo non gli faceva vedere i nipotini perché lo detestava. La mamma disse non ti pago l'avvocato perché... non te lo meriti. Quindi questa, ma è un parere così. È un parere lascia, così, lasciamo che stare il tempo che trovo. Adesso che vogliamo santificare questo, no. Quando poi ci sono, c'è gente che dalla nave Concordia, nella nave Concordia che stava affondando, ha tratto in salvo più persone e lo ignoriamo, c'è un po' da sorridere per questo. Sorridiamo. Intanto scusa, ci scrive Tonitti. Antonio Tonitti dice grande Sergio, bravo Gavino, ci scrive pure Corrado Mugo, salutiamo Corrado che invece è d'accordo pienamente con me, bravo Corrado, vabbè, ma Corrado si vede Mugo che ne capisci. No, è poco equilibrato. Allora, ci abbiamo le mail, Giovanni, Tonitti è il tifoso per è il famoso Tonitti, che fa i manifestori, Tonitti diciamolo è una persona straordinaria, simpaticissimo. È quello che asfalta le strade. Angelozzi Abbande è rimasto nella storia. Angelozzi Abbande è rimasto nella storia. Per i direttori sportivi che dobbiamo andare. Allora, Angelozzi Abbande. E ci fantastico. Scrive di nuovo, ci scrive di nuovo lui. Chi? Donato Cavallo. È immancabile, dice sono sempre io e non fate gli spiritosi. Infatti non ho detto niente stasera. Non diciamo niente. Cavallo Donato. Che a fare ridere è più bravo chi si fa fregare sbagliando i cambi. E non è la prima volta, bravo Donato. Allora, pareggio più giusto, ma per favore, ottimo Lecce, ma Palermo superiore. Mi pare che l'abbiamo accennato, no? Andiamo su questo, no? Lecce sicuramente buona squadra. E abbiamo parlato anche di chi fa ridere, no? L'arbitro abbiamo detto, non è la specialità di casa Liberani. Va bene, vai Giovanni, vai che sei grande. Allora, ci scrive poi... la signora Limonina, bicarbonato di nome, no, allora il maschio, bicarbonato Limonina. Vabbè. Limonina di nome bicarbonato. Ah, non so, perché qua la regia, la redazione mi manda bicarbonato Limonina, non so quale. Limonina e bicarbonato. Vabbè, per digerire, comunque un digestivo. Allora, abbiamo subito un Palermo certamente più forte, che non ha commesso errori come quelli della nostra difesa. Ma se ragiono e penso che siamo una matricola, sono contenta. Mi ha detto sono contenta di questo Lecce e siamo contenti anche noi perché io lo condivido in pieno, ragiona in termini di prospettive del Lecce, noi ci dobbiamo salvare, esatto. Quello che viene in più è tutto grasso che cola, è tutto grasso che cola come quello dell'arrosto misto della cocina e quello con le lampare perché è buonissimo. Vabbè. Allora, Camasutta per Moi. Questo Camasutta per Moi non lo so chi sia la relazione. Non è Camasutta. Per adesso no, Camasutta. Adesso Camasutta. Vabbè. Nessuna delusione. Va bene così con un Lecce quasi all'altezza di un Palermo di alta qualità. Giusto. Qualcosa di più si poteva fare, ma allora saremo in testa alla classifica. PS. Fine delle critiche a Tabanelli, e qui torniamo al discorso Tabanelli, che secondo Mauro è un pessimo giocatore, che ieri ha giocato male. Diciamo che è una scommessa che Liberani sta vincendo, anche se è stato portato da Lecce a fare il trequartista. Non sta facendo il trequartista, gioca meglio diciamo sulla linea di mediana. È migliorato notevolmente. E ieri comunque ha fatto il gol del pareggio, peraltro tirato al volo, Giovanni, finito, a prescindere anche se la palla ha rimbalzato 6 volte. Rispetto alle prime apparizioni. Dove veniva schierato da trequartista, poi un si ce l'ha raccontato in settimana in conferenza stampa quest'estate, ha rinunciato alle ferie per restare in sede ed allenarsi per recuperare un po' di condizione, perché finalmente pare che sia l'anno buono, facciamo gli scongiuri d'occhiamo ferro per gli infortuni che l'hanno sempre assillato. Adesso che altro c'è? L'ultima mail, giustamente ci scrive Vostradamus, perché Nostradamus è scontato, ma Vostradamus. Dovremmo fare un Oscar, un premio per nickname. Allora, sento puzza di isolamento, che sta a 41 bis questo, non lo so. C'è un caso Falco, simile al vecchio caso di Piazza, è una domanda. Se vedo, no, ripetere, scusa. Dice, c'è un caso Falco simile al vecchio caso di Piazza? Punto interrogativo. Se vedo lucciole per lanterne, come mai Falco è sparito?
L'ho accennato prima Pierpaolo, ripeti Pierpaolo. Adesso approfondiamo. Avevamo avuto modo di ipotizzare che ci fossero dei precedenti per via di quei famosi post che pubblicò l'attaccante l'anno scorso sui suoi profili, salvo poi dire sono stati hackerati, non sono frutto della mia volontà, e poi rientrò un po' tutto, salvo la moglie attaccare Livrani nuovamente da lì a qualche settimana. Quindi ci poteva anche stare questo screzzo, si capiva poi quel bacio famoso dopo il gol che si scambiarono i due durante il festeggiamento, sembrava aver riportato la pace, e invece poi in estate abbiamo visto che di piazza ha cambiato aria. Ora, per Falco no, non si può dire nulla di tutto ciò perché non ci sono episodi in tal senso. Se è successo qualcosa non lo sappiamo, dobbiamo prendere per buone quelle che sono le dichiarazioni ufficiali che ci dicono di questi risentimenti muscolari. Vedi di provocare, vedi provocare mamma. Se noi... Io no, ti dico, ti do un dato. A meno che Falco non sia una mezza calzetta o tale venga considerata, qua ci si deve spiegare, perché un ragazzo che ha disputato le prime partite da titolare, migliore in campo o quasi, certamente tra i più incisivi, esatto, improvvisamente sparisce. Tanto che era un caso quando veniva sostituito, se no ci pareggiava. Se noi pensiamo che Falco possa essere... Io posso mangiarlo. Falco possa essere sostituito da Tabanelli, quello che pensa, quello che pensa Liverani, allora io credo che ci sia veramente una forma di pazzia, perché tra i due giocatori c'è una differenza di gamba e una differenza di intuizioni che è spaventosa. Sarebbe come dire, siccome domenica voi insistete nel dire che Tabanelli sta vincendo la sua battaglia, Tabanelli non vince nessuna battaglia, Tabanelli domenica ha indovinato un tiro, si è dato da fare di più rispetto alle sì, partite precedenti, ma il voto che tu hai dato molto generosamente... Sì, io l'ho definito il migliore in campo. Sì, l'hai definito il migliore in campo perché ha fatto gol. No, però... no, per quello ho detto, anche per il senso di sacrificio allora che non gli appartiene. Però io ti dico che se Tabanelli domenica non faceva gol, noi alla fine della partita gli avremmo, non dico sputato addosso, ma insomma... Tu eri allo stadio ieri, sì, hai visto quando non ha buttato via una volta il pallone quando era sotto pressione, ha cercato sempre il lancio in profondità. Ma non so discutere, io trovo... E l'ha cercato, perché io trovo che il secondo tempo con dei rinvii. Io trovo che il secondo tempo di Tabanelli sia da prendere. È calato. Non è esistito, cioè non ha fatto niente. Però si è messo davanti la difesa, è andato a dare una mano. Ma ti prego, ma perché giustificare? Per noi sì, non è poco, Mauro. Questo date per ragione. Lui non è poco. Voi date ragione a un allenatore che non ne imbrocca uno. Noi diamo ragione a un allenatore. Abbiamo detto che abbiamo perso un sacco di punti per colpa Giovanni, sua. Tu li conosci? No, non li conosco. Dobbiamo fare gli auguri di pronta guarigione per due persone anche importanti. Sono Nino e Peppino. Ah, chi è la malafede? E chi sono? Non stanno granché bene. Nino Bixio ah, e Peppino Garibaldi. Vabbè, stanno. Vabbè. Non stanno attraversando bene. Non se la passano bene. Sarà l'aria di Caprera, perché lì quando tira il maestrale. Sampdoria Sassuolo 0-0, Sampdoria Sassuolo 0-0, Benevento Livorno 0-0. Io poi ho letto, no? Le dichiarazioni che le leggo e sorrido. Meritavamo di più. Stiamo parlando di persone che ufficialmente sono illeciti. Esatto. Meritavano di più, il pareggio era più giusto, eccetera, ma a quel fine si raccontano favolette di questo genere, perché mi pare che abbiamo dimostrato e che sia dimostrabile, non solo noi, ma ritorno alla Gazzetta dello Sport, autorevolissimo, il più autorevole giornale sportivo italiano, dire a che giova? Qual è il fine del raccontare queste cose? Io credo che sia l'amarezza per come poi è venuta quella sconfitta che ma cosa togli l'amarezza se tu dici no, il Palermo ieri ha vinto poteva pure finire a 10 minuti dalla fine il pareggio sembrava risultato poteva pure finire ma poi il Palermo però il Lecce si è adeguato, il Palermo no, il Lecce ha tirato i remi troppo presto in barca, il Palermo ha avuto la scossa come ho detto da Stellone e lì la partita è cambiata. Giovanni, che significa più di 12.000 spettatori per questa partita? Record stagionale nuovo di presenza. Innanzitutto, ricordiamo.
ricordiamo che c'è questo gemellaggio fra tifoserie, no? Che molto sono... freddo ieri. Ieri, beh, chiaramente, i gemellaggi sono sempre prima delle partite. No, no, ma ci sono delle situazioni tra curve, quindi... Durante le partite poi magari le cose... Ma comunque partita di cartello, perché prima di ieri il Lecce comunque era terzo in classifica. Il Palermo quarto, ma con una partita in meno, quindi insomma partita di cartello, e quindi insomma ben vengano questi 12.000 spettatori, insomma dai, speriamo peraltro che si continui così, perché la vittoria di Verona sicuramente ha fatto da traino a questa presenza traino. Sugli spatti, sì, traino. Speriamo che non si raffreddino gli entusiasmi e che si continui. Certo. Peraltro poi abbiamo il derby di Forza, quindi forza. Non anticipiamo. Sì, non anticipiamo, ragazzi, ma guarda il tiro orologio, però dire una cosa, abbiamo la schedina. Su questo argomento io vorrei dire, è vero che qualcuno dice che il Palermo ha avuto una superiorità in campo, anche sulle fasce, eccetera. Ma mi dite quante parate ha fatto? Non ne ha fatto. No, il nostro portiere ha preso due gol e non ha fatto neanche una parata. Allora voi mi spiegate com'è possibile? No, è vero. Se nel gioco del calcio tutto si misura con i tiri in porta. Sono d'accordo con te. Per quale motivo il nostro... Allora questo Palermo, se è vero che ha avuto un predominio sul fisico e anche sul piano della prepotenza, perché la nitezza della nostra squadra mal si concilia con le partite di calcio, perché ieri è stata un agnellino proprio rispetto a quello. Non ti importa. Sì, no, ma al di là di tutto, i nostri tiri in porta è stata la differenza. No, i nostri, c'è stato un errore davanti al portiere di Palombi. E loro l'avranno fatto. Paolo, questa è la differenza fra chi vince e chi perde. Tu sbagli, quello non sbaglia. Questo è, il calcio. La piccola differenza è fatto che anche il secondo gol è stato fatto su un errore gravissimo di una difesa. Hai perso. La squadra quindi sbagliamo in attacco, sbagliamo in difesa. Hai perso perché non realizzi quel che c'è da realizzare. Ti fai fare il gol, quelli realizzano quel poco che c'è da realizzare e non si fanno fare il gol. Queste sono le verità inconfutabili. Tutto il resto come mentalità. Tutto il resto è acqua che sciacqua e basta. Il Palermo voleva vincere, non si è accontentato del pari. Il Palermo Stellone ha detto qua bisogna vincere, ha messo la quarta punta e ha vinto. E non c'è un discorso di mentalità. Ha messo il doppio regista. Ha messo il doppio, ha messo Trecoschi, ha fatto giocare Trecoschi con solo Nestorowski là davanti e poi gli ha aggiunto Puskas. Ha annullato Mancosu, che non è gioco facile. Il Verona non è stato capace. Questo è il Palermo. Non sono un tifoso del Palermo. No, ma manco io sono un tifoso del Palermo. Poi tutte le squadre altoatesine mi danno fastidio. Mi danno profondamente fastidio. Allora, domani riprende la Champions League. Allora, bisogna che mi diciate come la vedete, perché domani abbiamo... In televisione. Manchester United, Mourinho. Mourinho. Juventus. No. Sì, io stai andando bene. Juventus. Manchester United di Juventus. All'Old Trafford. Cosa? Il Manchester non è che sta attraversando tutto questo periodo brillante. È un fattore importante, vero? Ma non è tanto il fatto la Juventus è una squadra che si è rinforzata con un giocatore e si è indebolita con due o tre giocatori. Sarebbe a dire che tu per far bene, poi alla fine dopo si mette a piangere. Come la vedi questa di Manchester? Come si fa a sapere? La Juventus potrebbe anche andare là e vince. Perché nel gioco del pallone... Chi arbitra? Non lo so chi arbitra. Il problema è un altro. Il problema è che le cose vanno fatte per bene. E se una squadra non fa le cose per bene, può capitare che il Genoa pareggia. E quindi leva la possibilità di battere ogni record. Però Mauro, dopo 8 vittorie consecutive che ci sta un pareggio. Ma no, che non ci sta! No, con una squadra che bisogna vincerle tutte. Con una squadra che deve fare 12 gol che non ha fatto un tiro in 38 partite, 38 vittorie. Ma ha fatto quello che conta. Che state a pareggiare? Ha fatto quello che conta. Questo è il punto, Mauro. 38 non ha fatto quello che conta loro, non ha fatto la gente. Allora, poi c'è
Poi c'è Roma CSKA di Sofia. Roma Casca, come si chiama? Casca. CSKA, che si pronuncia Sesca in russo. In russo, noi siamo stati in Ucraina. Ma noi non ce ne frega niente del CSKA di Sofia. Questo è Roma. Anche perché se non sbaglio l'allena Roma Carrera. Roma Cosca, come la vedi? L'allena Carrera. Ma deve CSKA di Sofia, allenatore Carrera, ex Barese ed ex Juventino. Quindi uno dei vice di Antonio Conte. Uno dei vice di Antonio Conte. Quindi c'è una Roma che deve rimettersi in carreggiata, perché 2-0 in casa con la Spal è un brutto risultato. Quindi la Roma sembrava aver ritrovato un pochino di serenità, è bastata questa partita dopo la sosta ed è piombata di nuovo nella tragedia. Mentre a Roma la più interessante a mio parere la giornata di è la giornata di mercoledì, perché c'è un Barcellona-Inter con un po' di assenza, un po' di Barcellona assenza. Privo di Messi. Ma l'Inter è privo di Nainggolan, anche l'Inter non è che se Sparta piange Atene non ride. Quanti palloni d'oro ha vinto Nainggolan? Così per sapere ce li ha tatuati. Ci ha fatto tatuaggi di Messi. Per dire che manca Nainggolan, con tutto il rispetto, e manca Messi, credo che siano due assenze di peso differente. Però sì, sono d'accordo. Però c'è Paris Saint-Germain-Napoli poi in contemporanea. E comunque, scusate, parlando dell'Inter, è che Spalletti è sfortunato. Si è fatto male Messi. Gli hanno riservato la pista numero 2 per il decollo internazionale e lì mette... Aerocargo. Sì, sì. Ha sfondato gli stipiti dalla porta di casa. Non entrava. Allora, però vorrei, no Giovanni, questo vorrei Paris Saint-Germain con Napoli. Beh, Napoli, questa è una partita strana, insidiosa, molto insidiosa, però io credo che il Napoli può sfruttare la velocità nelle ripartenze, la grande con esperienza i suoi brevi linee, con i suoi brevi linee, Ancelotti sì, ha un'esperienza, l'hanno preso per quello, per l'esperienza, cioè non è che l'hanno preso così. E i suoi brevi linee, i Mertens, gli Insigne possono fare male in contropiede, per cui anche il Paris Saint Germain deve giocare molto accorto. Tu che dici? Dico niente, perché tu sei... a me mi viene da dire, nel senso che noi abbiamo squadre italiane che dovrebbero essere a livello europeo di grido, cioè, perché diciamoci la verità, l'anno scorso abbiamo fatto bene a Roma in Coppa dei Campioni, ha fatto bene a Juventus, un po' meno bene il Napoli. Quest'anno spero che il Napoli e la Juve e anche la Roma, se fosse possibile, nonché l'Inter, perché non è detto che non possano far bene. Ma la verità è che... Io ho bisogno di 3 minuti. Dobbiamo fare la schedina. Un argomento che mi interessa proprio. Facciamo prima la schedina e chiudiamo con questo argomento. No, poi dobbiamo chiudere lì. Che ho nel cuore, non ce l'ho nel cuore. Ce l'hai nel cuore, perfetto. Allora, schedina. Rapidi, partiamo con la schedina. Risultati e basta. Allora, cominciamo da in fondo, dai Pierpaolo. Atalanta-Parma. X. 5-1. Allora, Empoli-Juve, Mauro, 2. 1. E beh, tu da toscano fai il tifo per l'Empoli. Oh, abbiamo capito. Ma io non faccio il tifo per l'Empoli. No, scherzo. Però io sono sempre dell'opinione che le cose stupide devono avere un seguito che ti punisca. Vabbè. Qui ha ragione. Poi c'è una bella partita, Torino-Fiorentina. Torino-Fiorentina, vince la Fiorentina. Vince 2. Perché... quando una squadra come la Fiorentina riesce a pareggiare col Cagliari, vuol dire che è fortissima in casa. E vabbè, ma pure il Torino però vinceva 2-0 e si è fatto. Ma non col Cagliari, non col Cagliari. A Bologna che anche peggio però, La Fiorentina ha strappato un pareggio al Cagliari. Guarda che il Cagliari ha giocato proprio bene. Ha giocato benissimo. Allora Pierpaolo, il derby emiliano, Sassuolo Bologna, 1. Vince il Sassuolo. Mauro, Cagliari Chievo, 1. Non c'è dubbio, l'ho imparato. Ventura, la lezione l'ha imparato. Ventura deve perdere di nuovo. Genoa-Udinese è forte in questo periodo. Genoa-Udinese vince il Genoa perché c'ha un centravanti che è costato 2 piatti di lenticchie. E come tocca palla fa gol. Come tocca palla. Il polacco Piontek, piatto di lenticchie vuol dire. Va bene. Allora, Pierpaolo, Spal Frosinone. 1. Mauro, Milan-Sampdoria. 2. È rozzo. Ci sono delle volte in cui è rozzo. Due per forza. 2 per forza.
questa è una bella partita che hai avuto al 92. Cioè, ci sono le due belle partite più belle, secondo me, Napoli-Roma. Napoli-Roma, questa volta la Roma vince perché non la ferma più nessuno. Non la ferma più nessuno. Solo la spalla può fermare. Pierpaolo, chiudiamo poi con Lazio-Inter. Anche qui. Dipende l'Inter come torna da Barcellona. Facciamo contenta una persona. Diciamo due, dai, diciamo due. Conta uno. Una volta abbiamo detto che dobbiamo. L'ha detto per l'orario. No, no, dobbiamo dire l'opposto. Questa è la schedina, ovviamente non la giocate perché dovete prendere le ore, giocate tutto l'opposto. C'è un argomento che mi sta al cuore. Sentiamo. Io ho degli amici a Foggia. La prossima trasferta del Lecce è a Foggia. Ho degli amici a Foggia, i quali proprio oggi mi hanno informato di una certa maretta che si sta agitando intorno all'allenatore del Foggia, cui addebitano la mancanza di risultati. Come di, no, di risultati non solo, ma le scelte che fa, diciamo, un giocatore piuttosto che altri che sono più affidabili. Io non so esattamente come siano le cose, non ho visto giocare il Foggia, non conosco l'allenatore. Però se è vero, ed è vero, che c'è questa maretta, io la chiamo così, ma insomma la gente è incazzaticca, noi andiamo a Foggia e troviamo l'elettrico, o elettrico e quindi caricato, oppure in sfacelo. Come pensi? Ma io, sai, questo è un derby, e i derby comunque vivono un'atmosfera particolare, specialmente dopo i trascorsi legati ai playoff, no, che abbiamo vissuto. Quindi, se, secondo me, comunque l'ambiente in ogni caso sarà teso, sarà una partita nervosa, tignosa, e dovremo sfoderare la migliore prestazione Mauro, possibile è un altro scatto, salutiamo Peppino Baldassarre. Sì, no, peraltro a Foggia sono amici, io ho colleghi di lavoro a che è una Foggia, persona squisita. No, ragazzi, la partita è dura. È dura. Foggia è una squadra che ha fatto i punti che abbiamo Bravo, fatto noi. stessi punti. Cioè, non è che. Senza la penalizzazione sarebbe apparecchio. Ma questi paludori che serpeggiano intorno alla figura dell'allenatore, che ruolo possono giocare? Ma io questo non lo so, perché anche l'allenatore nostro qua, insomma, a prescindere che la società lo protegga, eccetera, ma non mi sembra mica che goda di grossa simpatia, insomma. Cioè, gli allenatori sono quelle persone fino a quando vinci sono osannati da tutti, la prima che perdi se poi gli dai mazziate, capito? Perciò io sono dell'opinione che il Lecce può far bene, però il Foggia è una bella squadra. Pierpaolo. Andiamo a giocare su un terreno che storicamente è avaro di soddisfazioni. Noi a Foggia non vinciamo da più di mezzo secolo, quindi già questo fa capire che tipo di ambiente andremo a trovare. Poi il Foggia Nei contro il Lecce tempi si è Baldassarre giocava col Foggia, lui, Nino Bixio, Anna Oxa e Bettino e Bettino Craxi. Abbiamo detto tutti. Quindi ci vorrà il miglior Lecce per tenere testa a una squadra che cercherà conferme proprio in questo derby. Va bene. Così stanno le cose, vorrei ricordare che ci siamo beati dei profumi e degli Adesso assaggi. dobbiamo ripetere Dai, qui adesso ripetiamo della pocina, la perché pocina del ristorante di Armando Rizzamello di Armando Povero era talmente impegnato a farci queste cose e questo che non ha avuto proprio il tempo di scrivere le sue considerazioni. Ormai le fa in circostanza. Dobbiamo salutare l'avvocato Francesco San Martino perché Ciao Francesco. è invitato a cena alla corte di Gonzaga a Mantova, e oggi, domani invece dalla famiglia di Tazio Nuvolari. Quindi, a voglia! A voce, beato lui, a rivediamo! Allora, che dovete fare a San Martino la sera? Non sapete, e allora venite qui alla cucina, perché vi aspetta il seguente menù: antipasti della tradizione, pasta fresca con le rape o pasta fresca alla pizzaiola, arrosto misto, patatine fritte, non su bratavola. Poi le bevande, acqua e vino, il tutto a 20 euro, cioè regalate praticamente. Però Armando ci tiene a far sapere che al di là di questo menu, chi vuole ordinare alla carta può ordinare alla carta quello che vuole. Vi do i numeri di telefono perché è opportuno prenotare: 0832 652857, lo siete scritto? Lo ripeto:
0832 652857, questo è il fisso, oppure il mobile 339 6193 644. Ve lo ripeto, ma la prenotazione non è obbligatoria, non è obbligatoria, ma però è gradita, esatto. Ripeto, il mobile 339 6193 644. Quindi Armando Povero vi aspetta alla Pocina a Lizzanello la sera dell'11 di novembre per San Martino. Ovviamente venite quando volete, perché tutti gli altri giorni è sempre aperto. Giovanni, salutiamo con un brindisi. Noi facciamo un brindisi. Un brindisi a questo Lecce che, a prescindere dalla sconfitta, sta facendo un campionato eccellente. No? Poi, sì, finito. Sì. Alla salute! Ci vediamo lunedì.